purtroppo il vice ministro deve poi andare, quindi noi gli diamo subito la parola. Sì, grazie professore, avrei voluto fermarmi anche oltre perché io qui sono venuto anche per diciamo acquisire riflessioni che mi paiono molto importanti. Ripensare l'antimafia è un tema troppo importante per il nostro paese, anche perché noi dobbiamo sconfiggere il pensiero sbrigativo, quella modalità che affida alle enunciazioni solenni la soluzione di problemi che richiedono invece un'attenzione, una capacità di determinare condizioni operative concrete, quotidiane, stabili, permanenti, in grado di evitare problemi e di definire le modalità più appropriate per risolverli. Io penso che sul tema dell'antimafia noi non possiamo pensare di gestire una sorta di profilassi di una malattia endemica che non può essere superata. Il tifo è stato vinto non attraverso la distribuzione permanente ed eterna di chinino o altro, ma attraverso la modificazione delle condizioni alimentari, delle condizioni igieniche, delle abitudini della cittadinanza. E allora io penso che noi dovremmo affrontare il tema più complessivo di come la pubblica amministrazione funziona, di come valgono i principi di legalità, di come si affermano i principi di responsabilità, tanto che ciascuno possa e debba fare esattamente il proprio dovere, rispondere di quello che fa. Tutto questo ci può consentire sicuramente di superare la cultura del sorsetto, che a tanti risulta interessante, comoda, utile, e che spesso ci porta a confondere atti che appartengono alla funzione, all'esercizio di una responsabilità importante che l'ordinamento affida alla istituzione giudiziaria come una minaccia della vita civile, della vita politica, della libertà individuale. Io penso che noi dovremmo affermare principi di maggiore laicità, ricostruire un clima di maggiore serenità e di maggiore rispetto per le funzioni che ciascuno degli organi dello Stato deve sapere esercitare nella maniera più efficace possibile. Se sapremo fare questo, riusciremo a sconfiggere quella cultura della quale noi risultiamo subalterni, quando dico noi parlo della politica, che ci porta ad assumere anche atti, ad approvare leggi o a determinare scelte misurabili in ragione del consenso che riescono a suscitare. E quindi sono tanto più credibile, sono tanto più antimafioso quanto maggiore è il volume che utilizzo nel pronunciare quelle affermazioni, senza poi preoccuparmi di misurare concretamente se i procedimenti amministrativi rispondono ai criteri di trasparenza, di non discrezionalità, di terzietà, di imparzialità, se le operazioni e le attività risultano contendibili, tanto da misurare continuamente la capacità di ciascuno nel prefigurare e praticare le soluzioni più efficaci. Io in buona sostanza so che la questione prescinde dalle riflessioni di questa giornata, per le quali credo vada espresso un particolare apprezzamento all'Università di Palermo e ai docenti e agli istituti che hanno voluto promuovere questa riflessione e che alimentano per fortuna un pensiero critico su queste materie. Io penso che sia necessario determinare un nuovo senso di responsabilità in grado
di dare slancio alla funzione pubblica, di ridare senso alle istituzioni democratiche del nostro Paese e attraverso anche una rivalutazione dei principi liberali che mettono in campo esattamente il tema della responsabilità individuale e collettiva e che dovrebbe sostenere uno sforzo teso ad affermare continuamente i principi di legalità. Sull'agenzia, io credo che emerga in tutta evidenza un problema che va risolto, perché quando non sono chiare e definite le responsabilità, accade che ciascuno pensa di occuparsi di un determinato problema sostenendo talune soluzioni ma non assumendosi direttamente le responsabilità di quel che accade. E allora, guardi professore, io concordo con lei che i prefetti e i magistrati non devono gestire, ma mi chiedo e le chiedo chi deve presidiare quella che oggi viene definita la governance di un sistema e quindi di un istituto che deve presidiare i procedimenti in grado di assicurare la restituzione al ciclo legale dell'economia di beni, di patrimoni, di aziende costituiti attraverso attività illecite. E quindi c'è un problema di natura gestionale che non v'è dubbio debba appartenere a chi ha specifica competenza in materia, ma c'è un problema di governo del processo. E il governo del processo non può che essere sostenuto dai principi di legalità che lei ha voluto così fortemente sottolineare. Per questo trovo che nella fase del sequestro il magistrato esprima nella maniera più completa, più efficace, il presidio di tutela di un interesse pubblico rilevante, tanto da accertare i fatti, da determinare orientamenti, da esprimere anche in ragione delle circostanze analizzate e valutate eventuali ipotesi di reato che determinano poi l'applicazione di norme precise previste dal nostro ordinamento, e il prefetto nella fase conclusiva della confisca, quale il prefetto o comunque una figura che abbia in sé, riassuma in sé questo senso della tutela generale dell'interesse pubblico, in grado di presidiare i procedimenti, le modalità più appropriate attraverso le quali quei beni, quei patrimoni, quelle aziende vengono ricondotte alla loro attività di natura fisiologica attraverso la ricollocazione sul mercato, l'affidamento secondo le forme e le modalità previste dalla nostra legge. Noi purtroppo viviamo una situazione ancora incerta e confusa, che in una qualche misura è figlia anche di un quadro normativo che si è sviluppato per approssimazioni successive, perché trovo che la conclusione delle attività che hanno determinato il sequestro di ingenti patrimoni si sia conclusa da poco tempo nella sua dimensione di massa critica o si stia concludendo, e quindi forse oggi riusciamo a leggere con maggiore nettezza la necessità di distinguere le fasi. Al tempo stesso però non possiamo ignorare che nella fase del sequestro l'azienda, parlo dell'azienda in modo particolare, il patrimonio immobiliare ha una diversa connotazione. Nella fase del sequestro l'azienda vive la sua fase più critica, perché il passaggio da una gestione di cui il soggetto mafioso presunto tale è dominus assoluto ad una
gestione, ad una responsabilità di natura diversa, può comportare degli scompensi che potrebbero, come spesso accade anche, determinare un danno grave e irreparabile rispetto alle attività aziendali riconducibili alle dinamiche proprie dei principi di legalità e alle dinamiche proprie di mercato. Quindi io penso che la fase del sequestro deve essere fortemente presidiata dalla magistratura, dai tribunali di sorveglianza, ma la gestione in quella fase, come l'ordinamento prevede, deve essere affidata a mani sicure perché il valore patrimoniale possa essere conservato, possa essere accresciuto, perché nella fase di gestione giudiziale possano essere anche affermate le pratiche più conformi ai principi di legalità, all'ordinamento, alle buone prassi, tanto da garantire attraverso la gestione corretta in quella fase l'allestimento di una condizione che, ove il sequestro si concludesse con la restituzione, riaffiderebbe al soggetto, al proprietario, un'azienda arricchita anche di buone pratiche e di buone pratiche di legalità, o nel caso in cui il sequestro si evolvesse nella confisca, consegnerebbe all'agenzia, che provvederebbe successivamente alla collocazione del bene sul mercato o all'affidamento secondo le norme previste dalla legge, in condizioni appunto di massima efficienza. Quindi, conclusivamente, io penso che il problema dell'agenzia dei beni sequestrati e confiscati non risieda nella funzione propria dei magistrati e dei prefetti, che a mio parere rimane essenziale, decisiva, preziosa, quanto piuttosto nella distinzione dei due momenti e nella esatta definizione delle responsabilità che devono emergere nell'una e nell'altra fase. Non v'è dubbio però che esiste un momento nel quale le due fasi si sovrappongono e convivano, e penso che sia ragionevole collocare quello stadio di compresenza dell'attività dell'amministratore giudiziario e quindi della vigilanza del tribunale e di intervento dell'agenzia dopo la pronuncia di primo grado della confisca del bene. Quella fase di compresenza potrebbe garantire appunto l'acquisizione da parte dell'agenzia di tutti quegli elementi utili per garantire la migliore allocazione del bene, dell'impresa, tanto da massimizzare l'utilità sociale della operazione. Quindi non si tratta di fare cassa da parte dello Stato, si tratta di impiegare correttamente quelle risorse, perché alla dimensione emblematica, al valore sociale che l'operazione esprime, possa associarsi anche un valore economico che la restituzione al ciclo produttivo di un'azienda può sicuramente garantire. E con questo saluto l'arrivo del Ministro Orlando e concludo il mio intervento. Grazie.